Questo tempio in Thailandia nasconde un segreto in bella vista. Siamo a Pra Nakhon, nel pieno centro turistico di Bangkok e a pochi passi da Khao San Road. E all'apparenza, infatti, il Wat Bovon Nivet sembra una struttura religiosa come qualunque altra del sud-est asiatico. C'è la stupa, il vihara, detto riccamente decorato. Eppure, oltre alle strutture tipicamente Thai, è possibile notare costruzioni e motivi tipici dell'arte cinese. Ma questo non sorprende, perché l'Asia è sempre stato un continente dai confini permeabili. Tuttavia, è nell'analisi delle immagini che notiamo come tutto ciò che passa in realtà convive attraverso diversi piani e diverse storie. Ed è proprio di storie che tratta il nostro segreto, di come queste viaggino, si trasformino, fino a sovrapporsi e diventare qualcos'altro. Le immagini presenti nella parte cinese del Wat, infatti, raccontano i momenti salienti del viaggio ad Occidente, uno dei classici della letteratura sinica. Un capolavoro da migliaia di pagine, ancora oggi non tradotto del tutto in Italia. Già. Il viaggio ad Occidente racconta la storia di Sun Wukong, il re delle scimmie nato da una montagna e animato dal vento, in piena rivolta contro il cielo appena prende coscienza della sua mortalità. La scimmia però tutto può meno che battere l'imperatore di Giada e Buddha, che dopo averlo imprigionato per secoli e secoli lo forza a servire il monaco San Zan, alla prova con un pericoloso viaggio pieno di mostri, prove di ingegno e prove di fede. Il tutto al fine di recuperare le versioni originali dei sacri testi buddisti ormai persi in Cina. E l'unico posto in cui era possibile era la terra che li ha generati, l'India. La storia del monaco San Zan si basa su un fatto davvero accaduto all'incirca 1000 anni prima, durante la dinastia Sui, con le dovute libertà creative. Il monaco in questione si chiamava Xuanzang e si imbarcò in un viaggio con la medesima destinazione. Anche per Xuanzang il suo obiettivo era quello di recuperare i testi sacri del buddismo, ormai snaturati in quell'era in Cina, tanto da perderne il senso originario e tutte quelle contraddizioni e discrepanze erano impossibili da recuperare. Il monaco compì un viaggio che durò anni. Si spinse fino all'Himalaya e all'odierno Afghanistan, per poi visitare ognuno dei luoghi sacri buddisti, prima di poter tornare a casa. Oltre a studiare, però, il monaco documentò gli usi e costumi di ognuno di questi luoghi, contribuendo a plasmare l'immaginario collettivo del mondo che esisteva fuori dal Regno di Mezzo. Si trattava di un immenso contributo di testimonianze e di dettagli, perché praticamente oltre ai testi sacri, sulla Via della Seta passava di tutto. E le persone, infatti, da entrambe le direzioni trasportavano merci, idee e con esse anche storie. E tra le tante storie figurava anche una delle più importanti del subcontinente indiano. Stiamo parlando del Ramayana, una delle due epiche sanscrite. È una storia dalla trama apparentemente semplice che vede il principe Rama partire per una missione epica al fine di salvare sua moglie Sita assieme al suo aiutante, il dio scimmia Hanuman. Sita infatti era stata rapita con un tranello dal malvagio re demone Ravan, il quale la porta nel regno di Lanka, e quindi la missione di Rama è quella di combattere per far sì che la giustizia trionfi, il Dharma. Una storia del bene contro il male, sull'importanza del valore e della virtù. Questa oggi non è che sarebbe una storia tanto politically correct, considerando che nonostante Rama riesca a liberare sua moglie, l'amore della sua vita, egli la costringe comunque ad andare attraverso un'ordalia, cioè a buttarsi nel fuoco, affinché questa dimostri che non ha ceduto alle tentazioni del demone. Ma quindi, cosa c'entrano queste due storie, il viaggio ad Occidente e il Ramayana? In realtà, piuttosto che di due storie diverse, dovremmo considerarne l'una, l'ispirazione dell'altra, e forse la trasposizione. Quando Xuanzang e gli altri monaci arrivarono in India, infatti, si tendeva a leggere e copiare quanto più possibile dalle biblioteche e dai monasteri. E gli archivi poi non erano sicuramente organizzati alla maniera di oggi. Ciò significava ovviamente che non avrebbe fatto nessuna differenza se all'interno di un compendio di testi sacri ci fossero stati degli inni a Vishnu assieme a degli inni a Buddha o a delle altre figure sacre. All'epoca poi induismo e buddismo non erano poi così separati e facevano parte dello stesso continuum religioso. In qualche maniera anche oggi è lo stesso se consideriamo le religioni dharmiche. Xuanzang era sicuramente a conoscenza della storia di Rama e sicuramente ne apprezzava le qualità epiche e morali. D'altronde Xuanzang, oltre ad essere un monaco, era soprattutto un viaggiatore impegnato in un viaggio davvero difficile e
come non simpatizzare per la storia di un altro viaggiatore impegnato in una missione così sacra? Se infatti è difficile soffermarsi tra le somiglianze presenti a Rama e Xuanzang, non è possibile dire la stessa cosa per Hanuman e Sun Wukong. I parallelismi tra i due infatti avvalorano l'ipotesi di una rielaborazione di questo personaggio cinese a favore di Hanuman, nonostante comunque non manchino delle teorie relative ad una genesi del personaggio di Sun Wukong presente in Cina. Ma andiamo per ordine. Entrambi i personaggi possiedono una forza fisica incredibile e capacità sovrumane. Entrambi possono sollevare montagne, fare salti chilometrici, volare, cambiare forma e combattere con maestria usando l'uno una mazza e l'altro un bastone. Sono due personaggi devoti al proprio signore al fine del compimento della grande missione di cui fanno parte, usando stratagemmi e trovate per superare gli ostacoli e abbattere i propri nemici. Se ci addentriamo ancora di più nelle somiglianze, Hanuman da bambino, guardando il sole che tramontava, pensò che si trattasse di un frutto e quindi cercò di divorarlo. Ma proprio mentre lo stava facendo, il dio Indra, padre degli dei, si infuriò e decise di punirlo severamente. E a causa di questa cosa, il dio dell'aria, che era il padre di Hanuman, minacciò di togliere l'aria a tutto il mondo. E per questo Hanuman venne punito, proprio come accadde a Sun Wukong, che sfida l'imperatore celeste, prima di essere reindirizzato per un cammino di redenzione a fianco di un virtuoso. Ma tutte queste caratteristiche ovviamente si sono conservate e sviluppate nel corso degli anni, specialmente grazie alle storie e al modo in cui queste storie sono state reinterpretate e raccontate per tutto il continente asiatico, ed entrambe sono ancora vive oggi nell'immaginario collettivo. Consideriamo il successo di un'opera come Dragon Ball, specialmente nella prima serie, dove si attinge a piene mani dal viaggio ad occidente, per poi successivamente focalizzarsi su quelle che sono le trasformazioni al fine di battere gli avversari. E anche il Ramayana ha avuto il proprio film anime, nel quale figurarono anche alcuni degli animatori che finirono poi per lavorare su opere di Hayao Miyazaki, tipo Il Castello di Laputa. Una coproduzione a cui non potevano mancare sicuramente momenti in stile Bollywood, con tanto di canzoni in hindi e sanscrito. Una piccola curiosità relativa alla versione internazionale di questo anime. Riuscite a riconoscere di chi è la voce del doppiatore di Rama in questa versione? Sita, my queen! No one can save you now! Stop! Beh, se l'avete capito. You're goddamn right. Ebbene sì, Bryan Cranston, prima di diventare famoso con Breaking Bad, prestava la sua voce per anime abbastanza secondari, ma abbastanza fighi comunque. Quindi, consigliato. Ma oltre ad opere tipicamente asiatiche, possiamo vedere come abbia influenzato anche opere occidentali. Prendiamo ad esempio i richiami espliciti all'interno dell'ultimo film di Dev Patel, Monkey Man, che attinge a piene mani dalla storia di Hanuman, mentre strizza l'occhio a John Wick, forse? Più di recente, il gioco Black Myth Wukong si rifà palesemente all'immaginario del viaggio ad occidente ed è uno dei giochi più attesi del 2024. Ma al di là del mezzo scelto per raccontare la storia e quale paese l'abbia composta, vorrei tornare di nuovo a quel tempio nel centro di Bangkok. Come abbiamo potuto notare, la storia di Sun Wukong ha toccato anche la Thailandia. Ma non è stata solo quella, e infatti il Ramayana ha avuto in qualche modo molto più impatto. Il Ramayana infatti è riuscito a diffondersi in tutto il sud-est asiatico, e in ogni paese, ogni cultura che lo ha recepito, è riuscita a elaborare un'altra versione adattandola ai propri valori e alle proprie tradizioni. E questo è anche il caso della Thailandia. Nel paese, infatti, il Ramayana è conosciuto con la propria versione nazionale chiamata Ramakien. E il Ramakien in parte serve come giustificazione del potere della famiglia reale. La dinastia Chakri, infatti, fa risalire le proprie origini al regno di Ayutthaya, che non è altro che la trasposizione thailandese del termine sanscrito Ayodhya, la terra nativa di Rama. E Rama è il nome che porta ogni re dell'attuale dinastia thailandese. E stranamente, sia il re odierno che alcuni dei suoi figli hanno servito per circa 2 settimane nel Wat Bo Von Nivet in qualità di monaci durante i loro primissimi anni.
Ed è affascinante pensare a tutti questi livelli, al modo in cui questo Vat non sia soltanto un luogo di preghiera e di raccoglimento, ma soprattutto un luogo di storie. Un luogo che unisce diversi punti, sia spaziali che temporali, dell'Asia e che permette a chi osserva le proprie raffigurazioni di poter leggere l'una o l'altra storia a seconda della cultura di origine. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio di aver guardato e ci vediamo alla prossima storia.